7 la mattina del 25 aprile. Io ero in piazza del comune e si vide, se tu guardi il palazzo della provincia che guarda la piazza del comune, c'è un terrazzino e si vide spuntare una bandiera rossa. La mattina si è svegliato. Anche se con le piazze vuote, niente potrà silenziare la festa della liberazione. Questo è il tempo della resistenza, è il tempo in cui, in nome dei valori costituzionali, dobbiamo far sentire la nostra voce in difesa delle persone più deboli e fragili. È il tempo in cui, con rispetto ed amore, dovremo mantenere viva la memoria di quella generazione che ha combattuto per regalarci la libertà e che oggi paga il conto più alto. A noi, ora tradurre in realtà il progetto democratico nato con la resistenza. Il 25 aprile alle ore 15 invitiamo tutti ad esporre dalle finestre il tricolore e a intonare Bella Ciao. Insieme uniremo l'Italia in un'unica grande piazza. Tutte le genti che passeranno e diranno. Noi eravamo già stati liberati, ma l'Italia era ancora. E c'era questo che poi scoprì che era un compagno. Entrò. È l'Italia tutta liberata. Genova, Milano sono insorti. È finita. È la libertà. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella, oh bella ciao. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella, oh bella.